raggiunta. Laguri, la città delle paludi. Vediamo se scopro qualcosa sul dottor Kvasir. Buona fortuna! Ehi! Ranger! Abbiamo combattuto fianco a fianco. Quelli come te e quelli come me. Nella guerra. Piacere, Morumi. Sono solo... Non sento quel nome dalla fine della guerra. Si è trasferito al centro di segreto ed è sparito dalla circolazione. Nessuno lo vede da allora. C'è qualcos'altro che puoi dirmi? La zona intorno alla sua base di solito è estremamente tranquilla per via degli avanzati sistemi di sicurezza. Ma di recente c'è stato un bel trambusto da quella parte della palude. Ok, andrò a dare un'occhiata. Modalità attesa attivata. Potrebbe essere qui. Dove sei, dottor Fasi? Sono qui per incontrare il dottor Kvasir. Eccoti. Lascia solo che... Uniforme dei tempi della guerra, modificata per l'uso in una fortificazione da ecocapsula. Wayland. Allora devi essere, sì, seconda generazione arcaica, affascinante. Wayland, sì. Sono più o meno tutto ciò che ne rimane. Vieni, Ranger. Benvenuto. È passato molto tempo da quando ho ospitato qualcuno come te. Il dottor Anton Kvasir, scienziato geniale con un losco passato, grande esperto di pre-Apophis. Dicono che lavorasse per l'autorità e che abbia creato i soldati mutanti. Si è ribellato ai suoi padroni e si è unito alla causa. Ha combattuto con la mia gente contro l'autorità. Non mi fido molto degli scienziati pazzi, sinceramente, ma mi serve il suo aiuto. È un'attrezzatura davvero notevole. Dottor Kvasir. Kvasir? Sì, un laboratorio funzionale. Un tempo la mia ricerca si concentrava di più sulla meccanica, diciamo. Ma sembra proprio che nel tempo le macchine falliscano. Ora preferisco senz'altro affidarmi all'ingegneria genetica, semplicemente perché può guarire. Mi sembra che abbia senso. Spero non ti dispiaccia, Walker, giusto? Ti ho scansionato con il mio sistema arcaico. Adesso ti conosco. I tuoi genitori, devo ammettere che è stata una morte tragica. Ma Ervaina Crowley ti ha adottato. È vero. È stata una madre per me. Me l'hanno uccisa. E con lei tutto ciò che conoscevo. Morta? Oh no. Era formidabile. Ho sempre sperato di...
ma ahimè, no. Un massacro. Erano forze inarrestabili. Mutanti, nuovi tipi di creature. Tecnologici, corazzati, armati fino ai denti. Enormi. Più alti degli edifici. Erano guidati da un uomo. Il generale Martin Cross. Allora è tornato. Dovevamo aspettarcelo. Lui e il suo tirapiedi, quello scienziato, il dottor Bendros, hanno sempre dato molta importanza al progetto Longevità. Ma sai una cosa? Per questo problema potrei avere qualche soluzione. Soluzioni. Ne ho una per te. Il progetto Daga. Ah, lo conosci? Sì, certo che sì. Brawley te ne avrà parlato. Non mi sarà difficile fare la mia parte. Il progetto è sempre stato un connubio tra azione e scienza. Torno tra 6 anni circa. E avrò preparato l'agente riprogrammatore a nanotriti. Ossiero, come preferisco chiamarlo. Wow, hai detto 6 anni? Sì, più o meno. Non si può affrettare la scienza. Cioè, sì, si potrebbe, con una maggiore potenza di calcolo. Ma ahimè, il mio laboratorio è vecchio e stanco. Solo l'elusiva Eco 15 ancora in orbita potrebbe fornire la potenza di calcolo per velocizzare il processo. L'ecocapsula ancora in orbita? Sento parlare fin dall'infanzia. Sì, è stato un errore di calcolo. È rimasta nel firmamento mentre le altre venivano giù. Se forzassimo il richiamo di Eco 15, potrei collegarmi alla potenza di calcolo di quell'antico supercomputer. Immagina incanalare tutta quella potenza nel mio povero vecchio laboratorio. Esiste un modo per richiamarla? Sì. Si può fare dal centro spaziale Eden. Allora lo farò. Sì. Aspetta, sapevi che mi sarei offerto volontario per farlo, vero? Sì. Ci siamo, Walker. Iniezione innescata. Dottore, sono al centro spaziale. È in rovina e, come hai detto, invaso da criminali. Non saranno un problema per te. Per quanto riguarda l'Eden, beh, è stato costruito per resistere a tutto. Ora devi ottenere l'accesso. Posa il palmo sullo scanner del bancone. Guarda un po'. Eccellente. Lascia che ti dia accesso completo. Ehi, dottore, meglio sbrigarsi. I bulli hanno fiutato la pista. Ancora un attimo. Ci sono quasi. Dammi ancora qualche minuto. Non si scherza con i bulli, capito? È un sistema complesso, persino per me.
ma sto per farcela. Presidente, mi piace come suona. Ah, sì. Meglio andare sul sicuro. Ora hai accesso completo, Presidente. La sala di controllo dell'eco capsula è al terzo piano. Ci sono, dottore? Eccellente. Ora cerca il computer principale. Avvia la procedura di richiamo di Eco 15, che è ancora in orbita. Sequenza di richiamo approvata. Inizio richiamo Eco Capsula. Grazie, Presidente. Che un nuovo Eco possa divenire realtà. L'Eco Capsula è entrata nell'atmosfera. I sensori di temperatura a bordo indicano
È arrivata! L'ecocapsula ce l'ha fatta! Lo so, e lo sa anche l'autorità. Presto, entra e attivala. Io mi occupo del resto. L'ascensore funziona ancora. Fin qui tutto bene. Speriamo che funzioni. Ci siamo. L'hai trovato. Accendilo e lascia che io mi occupi del resto. Presto quel computerone ballerà la musica di Kvasir. È tutto attivo. Sembra che funzioni tutto bene. Fantastico. Ora il progetto Daga. Rilevo movimento all'esterno dell'ecocapsula. I mutanti da guerra delle autorità sono diretti verso la tua posizione. Me ne occupo io. Diceva il dottore, mutanti dell'autorità. Nessun problema.
abitanti dell'autorità non sono più una minaccia. Tutto a posto. Ah, così in fretta. Si vede che ti ha addestrato Prowley. Bene, quindi ora completerai la tua parte della daga? Certo, con questi mezzi sarà una passeggiata. E poi ho un sacco di tempo per preparare altre meraviglie scientifiche di cui potrai beneficiare. Tipo? Ah, diversi progetti di natura scientifica, ognuno dei quali ti aiuterà a diventare più forte e resistente per essere in grado di, come si dice, prendere a calci in culo l'autorità. Per me va bene.